Allora, siamo qui nella Style Star Lounge insieme a Luca Robinacci. Ciao Luca. Ciao. Allora, proprio partiamo dallo style. Lo style della 66esima mostra del Festival di Venezia. Come ti sembra? Allora, guarda, questa è la mia prima volta al Festival di Venezia e sono partito con la serata di gala, dove era di rigore lo smoking, quindi il tuxedo, come dicono in Inghilterra, e ho visto tanti smoking. Tanti abiti scuri, eleganti, ma non perfetti. Il che voleva dire che comunque lo stile non è super ricercato in questo Festival di Venezia, ma secondo me c'è un po', si lasciano un po' andare con lo stile. Non sono stato molto soddisfatto di quello che ho visto in questi giorni. Non c'è questo stile ricercato come dovrebbe essere un Festival di Venezia, ma soltanto un vedere che di rigore d'obbligo, nel senso che la gente si deve vestire d'obbligo con lo smoking o con un abito scuro, anche se non si sente a suo agio con queste cose. Quindi Avresti preferito più colori? avrei preferito casomai dei dress code più semplici, dove la gente poteva sentirsi più a suo agio. Non dico colori, non dico niente, ma cercando solo di avere un buon senso, perché vedi tante cose quando ci sono i dress code molto particolari, vedi molte persone che vestono ma non si sentono a loro agio, quindi poi vederli sembra sempre una cosa che non è che fuori dagli schemi, diciamo. Tu hai tanti amici all'interno tra le persone che passeggiano nel red carpet. C'è qualcuno che salvi di questi a livello di stile? Abbiamo parlato di stili negativi per ora. C'è qualcuno che invece salva? Ne salverei tanti di amici, non so se posso fare i nomi, però ho visto, che ti posso dire, Carlo Rossella, che comunque è un patito del su misura e il bon tono ce l'ha sempre avuto, che adesso non me ne vengono in mente particolari, però quelli che sono di solito si vanno, vestono dai sarti, dalle sartorie, si vedono lontano un miglio, non c'è bisogno io, non sono bisogno io che devo dire chi sono, chi non sono, loro sanno, le persone sanno che loro vestono bene. Allora, colgo della simpatia di Luca per far vedere The Rake, che vede proprio lui in prima pagina, se riusciamo a inquadrarlo. Ringrazio il nostro operatore dietro la telecamera. Leggendo l'articolo scopriamo che comunque hanno parlato di tutte e tre le generazioni dei Rubinacci. Immagino che tu sia felice, del momento storico della famiglia e che comunque sia stato, di cui se ne parla. Vabbè, io sono la terza generazione, quindi diciamo che forse la più difficile, una prima pagina, una copertina su un giornale del genere, che è considerato un po' il gotha del lusso internazionale, è sempre un onore, anche perché poi è la mia prima pagina, ho 27 anni, quindi sono molto giovane, tanta voglia di crescere in questo mondo del su misura, dell'eleganza, e quindi diciamo che mi piace imparare e insegnare anche a vestirsi. Va bene Luca, allora ci rivedremo presto davanti alla telecamera, anche perché il 10 qui ci sarà una festa. Sì, qui il 10 facciamo un party Rubinacci, che diciamo io ho cercato di inserire questo party nel cinema per unire moda e cinema. E quindi una cosa, un, a tema, una festa a tema, di cui il tema sarà Dandy. E quindi vorremmo unire, vedremo come questi attori e questi personaggi importanti vestiranno in maniera dandy e si troveranno a contatto con un centinaio, 150 persone, non di più, a ballare, speriamo fino a notte fonda. Io Comunque tu ci credi nel connubio moda e cinema? ci credo nel connubio moda e cinema, per questo sono con Style Star, che unisce moda e cinema, i corti di moda. Ci credo moltissimo, perché il bel vedere si deve vedere per la strada, nel cinema e ovunque. Grazie. Sempre un piacere. Ciao.